dal mio punto di vista ancora più della mancanza di risorse economiche finanziarie rappresenta oggi nuova e diciamo comiante attenzione al di là di questi 15,6 miliardi. Perché sono i medici, ieri abbiamo incontrato i sindacati medici, c'è pieno accordo per fare un intervento legislativo il prima possibile per far sì che ci sia l'arresto in flagranza di reato anche differito. E oltre questo credo che sia importante aumentare le videosorveglianze all'interno degli ospedali. Il ministro Piantedosi ha già aumentato sia nell'ultimo anno il numero di presidi presenti all'interno delle strutture sanitarie che il numero di poliziotti. Però come dico sempre, come dico da quando sono diventato ministro, è anche un problema culturale. È impensabile che i cittadini o i loro familiari aggrediscano chi si prende cura di loro. È ancora più grave e dal mio punto di vista ancora più triste che quasi il 70% di chi subisce una violenza fisica o verbale sia una donna, e quindi accanto alle misure che andremo a prendere bisogna fare anche un lavoro in modo tale che il rapporto fiduciario tra i pazienti e chi si prende cura di loro venga in qualche modo ricostituito.